La tana del ferito. Oh, oh, oh. Ciao, Praterigno. Ah, come ci sono? Ma è bellissima. Posso cosa. Stare al centro io? No, posso avere una furta? No, a me basta che mi mettete veramente, veramente una gran figa. Ludo. No, veramente una gran topa, Ludo. Eccolo. No, 16 anni, assurdo. Ciao, scusa, non lo sapevo. Ciao ragazzi, scusate se sono entrato così, sì, può capitare ogni tanto. Sì. Ciao. Ciao. Ciao Rosso. Ciao. Come stai? Ciao, tu l'hai conosciuto? Ciao, bro, tu? Tutto a posto, ciao, tutto a posto. Ciao Martina QI. Vabbè, inspiegabile. La volete vedere una scena simpatica? Volete vedere una famiglia omogenitoriale? Già capito. Già capito. Ciao papà! Oh! Ciao papà! Guarda, Rosso! Ma come? Generano qualcosa. No, ciao. Guarda, io ho in questo momento sto provando grande rispetto per il Rosso per la maglietta di Kevin Prince Boateng che ha dietro. Quindi io per questo devo fare un applauso al Rosso. Grazie. Veramente Milan, grande... sì, forza Milan! Bravo Rosso, rete bravo del Rosso. Milan, Giroud! Ma Pietro, ma la tua fotocamera è incredibile, dove è finita? Perché? È perché ti spiego, guarda, è una storia lunga, comunque non ho potuto usare quella solita, è un casino. Ma quale stai usando? Quella del tostapane? Quella del PC. Ho capito. Ciao Ale, come stai? Quella del Game Boy Color, praticamente. Oh, Simo, ti do una bella notizia. Il Rosso è nel video di Ballare. Te l'avevo detto. Ma veramente? Lui c'era. No, ho fatto sì, uno scherzadon. Veramente è nato lì. È lì che è stato generato. Ma veramente? No, vabbè, ma non ci credo. Ma si vede nel... Ma chi è quello che passa? No, no. Se vuoi ti faccio una dimostrazione. L'ho fatto anche a loro. Vai, fai la dimostrazione. No, basta. Vai. Ah, ma questa qua è la versione explicit di Ballare. Sì, quella su. Vabbè. Ma scusami, ma cosa hai fatto nel video di Ballare? Ero dietro a Valentina Clerici. Ah, minchia, chissà perché dietro, eh? Ho capito. No. Ciao Ludo, scusami per come sono entrato prima, eh? Non avevo minimamente intenzione di offendere. Hai 16 anni, hai detto anche... pubblicamente. No, ma tanto abbiamo già fatto tutti i commenti compromettenti che si potevano fare su questa ragazza. Ah, l'avete già massacrata. Okay. Abbiamo già esagerato. L'avete già oggettificata nell'ultima mezz'ora, quindi io sono svuotata. Solo... Cioè... Okay, già svuotato tutto. No, Ludo ovviamente sta scherzando. Sì. Cioè... No, io non sto fatto togliere la frangetta. No, io invece prendo la responsabilità della mia burla. Cioè, io sto proprio scherzando di brutto. Cioè, veramente uno scherzone. Ma Martina, ma sei ancora Matera? Io se posso mi prendo la responsabilità di prendermi cura della Ludo da qua ai prossimi 4 anni. Scusa, ma aveva fatto una domanda a me, Pietro, per favore. No, Marti, non iniziare, per favore. Ma per capito arrivano dopo le cose, con quella fotocamera, cioè vede le immagini 6 ore dopo. Ma indietro, ma indietrissimo. Pietro. Cosa vuoi? No, niente, sì, Simone, sono ancora a Matera. E la cosa che mi sorprende è che vada ancora internet. Cioè, quello che... No, ciao. Ho una domanda. Guarda, Simone, guarda. Ah, sì, solita tecnica. Che se passa un corvo salta tutta la connessione. Vabbè. Rosso, dici. No, basta, per favore, ma l'ho già fatto tra me. No, facciamo parlare Rosso, la meta di Kevin Prince Boateng, lasciamo parlare Rosso. Che miseria. Ma già fatto troppe domande. Vai. Valerio Mazzei e Pietro non mi vogliono l'old fashion. Ma tu dove cazzo vivi? Non lo vogliono l'old fashion. No, poi se non hai capito, l'altro giorno ci ha chiesto 40 volte di venire e gli abbiamo detto 40 volte no. Dai, lo porto io con me. Dov'è che sei? Ti vengo a prendere giovedì. Dove sei? Dove abiti? Dimmi la via. Responsabilità. Posso dire? Guarda, posso dire una cosa? Hai capito questo? Posso dire una cosa? Sì, di una cosa, vai. Guarda come sono spiegati. Allora, secondo me, Gianluca, Rosso, non so come chiamarti. Allora, se loro non ti vogliono... se loro non ti vogliono all'old fashion, tu non entrare più nelle live di Pietro. Va bene, affare fatto. Pietro, mi metti in mezzo tra Ludo e Marti? Non era una battuta.
cosa? Vorrei essere in mezzo a lui mattina. Ma non sposto io le cose adesso. Sì. Ma come non le sposto? Ah, sì, sposto io le cose, vero? Minchia, ragazzi, un po' di organizzazione comunque. Io il capo. Grazie. Ma io volevo chiedere a Rosso. Per rovinare la stream, ma che bello. No, ma sono stato buttato fuori. Che brutta sensazione. Puoi andare dai due signori lì? Voglio fare, no. voglio dirgli una cosa. Se ne sono andato. Oddio, che brutto. No. Oddio, veramente brutto essere cestinato. Ma che cosa sono cestinato fuori. Voglio parlare. No, non sono più ancora. Ok, scusate, bruttissimo essere cacciato fuori. No, volevo fare una domanda a Rosso. Perché ti chiami il giallo? È terribile, vero? Perché sono giallo. Volevo fare una domanda. È terribile, sì. Volevo fare una domanda a Rosso, ma io. Ascolta! Cosa è successo? Cosa succede? Oh, aspetta, per favore, Rosso. Io ti giuro, io ti voglio bene, ma non ti ho mai visto con una camicia diversa da quella e un fiocco diverso da quello. Spero che. Ne ha petto nudo, aggiungerei. Aspetta, forse non hai capito, non l'ha mai lavata quella roba. Spoglia. Adesso l'armadio sarà tutto. Le finte camicie che ha. Guarda, se esce vestito diversamente, ha vinto. No, secondo me sarà diverso, ma con la stessa camicia. C'è un'altra camicia identica a quella. E quindi il vero trucco di magia se uscisse con la maglietta di Kevin Prince e al posto della maglietta di Kevin Prince Boateng ci fosse la camicia bianca. Sì, lo so, sto fumando, non rompete il cazzo, ma cosa siete, i miei genitori? Oh! Scusate. Oh, Simo, sapevi che Martina è single? Eccomi, tornato. Oh, cambiato un cazzo. Mi sa che fai così tutti i giorni, a quanto pare. Quello mi sa che è il tuo... Sì. Vabbè, ci spacco. Sta. Ma io vorrei chiedere a Ludo... Ludo... Cosa ti balena per la testa in questo momento? Niente. Ludo ha abusato da 45 minuti di là. No. Allora, intanto questa parola è una parola veramente brutta. Quale parola? Abuso. Like. Una parola che io non ne abuserei della parola abuso. No, comunque, facciamo così, se posso chiedere. Visto che io vedo... A me mi spiace sempre quando c'è un ospite... Hai rotto il cazzo, cioè, sincero. Cioè, sto parlando. Vai, scusami, non sento perché ho le cuffie che non vanno. Vai, dimmi, Rosso. Io ascolto le tue canzoni dai tempi. E volevo. Facciamo un duo. Vai. Dai, scegli la canzone. Ok, allora. Facciamo. Anaconda di Nicki Minaj. Ma mia? Vai. Wow. No, non è mia. No, un mia canzone o una canzone in generale? Tua. Ok. Risposta agli insulti freestyle. Risposta agli insulti freestyle, vai. No, la sa, la sa. No, bro, non lo voglio. Vai. Qui frappassano le ore. Manderò a casa i bulli. No, quella è Margherita di Marra e Gue Pequeño. Cazzo, vedi che me l'hanno plagiata? Assurdo. Vedi. No, no, un'altra canzone, voglio fare un duo con te, non sto scherzando. Vai, allora... Prima o poi? Inizia te, sono... Attimino. Prima o poi? Vai. È proprio la prima parte. Ma io mando la prefazione, non è che posso iniziarla. Ho una maschera di pelle sopra il viso che... Vai. No, ma la so prima o poi. Cantami il ritornello per accanto. Ok, non ci ritroveremo prima o poi. Non fa così. Vabbè, no, non è che posso cantartela uguale. Devi essere bravo a recepire la melodia, se la conosci. Ah. Prima Peso. O poi. Noi ci ritroveremo prima o poi. Bravo. La sa, eh? Lo so. C'eri anche al video di Primo Poi? Davvero sta canzone? Io non l'ho mai sentita. Sì, c'era. Mi sa che era al video di Primo Poi anche lui, era la ragazza. Mi sa che sono tagliati i capelli. Grazie per il beat, cazzo. Bel culo, tutti i tuoi video. Anche tutte le tue live, è sempre stato lì. No, io vi ho studiato, cioè, se non lo so. Vedo una preparazione. Ma che cos'è che hai dietro, Rosso? Là? A parte che la tua camera, cioè, non ha una roba che matcha con l'altra, cioè colori completamente a caso, ma non capisco sul muro che cosa c'è. Ciao. E devi sapere che questo era tipo, cioè, un murale. Questo era un... Ma cosa vivi, uno studio di tatuaggi? Non ho capito. No, era, cioè, un muro grande. Mi sento esclusa.
Bomba, bomba. Muro. Senti quello che vogliamo farti sentire. No, dai. Va bene, va bene. No, no, no. No, 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 Martina, Martina. No, 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 Martina, Martina, Martina. No, 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 no. Dai, Martina, Martina, hai uno sponsor. Martina, hai uno sponsor delle Beats by Dre in atto, non puoi uscire. Un po' di Hai uno sponsor con le Beats by Dre in atto, quindi non puoi uscire. Che cos'è? È un falso. Dai Martina, va bene, raccontaci di te. Non lo so, che cos'è? Cosa hai fatto oggi? Vai, vai. Niente. Facciamo così, aspetta, posso ti proporre una cosa secondo me molto intelligente? Visto che le persone che stanno parlando meno in questo contesto sono Ludo e Martina, lasciamo un attimo Ludo e Martina da sola a chiacchierare, così almeno si raccontano delle loro cose e poi dopo noi torniamo tutti. Per favore, se posso chiedere alla regia... Allora, devo fare una domanda a Pietro, perché Pietro si deve seguire infatti, Pietro e Simone. No, cioè, effettivamente, sei io Sardino, trovo esatto, dai. Cioè, non ho capito. Fammi questa domanda, cosa c'è? Era proprio questa, perché devi sentire Simone? Niente, cioè, adesso l'abusato sono io, non ho capito, cioè, non è che non funziona così, eh? No, sei bello. Dai, per favore. Scusami. Che domanda ha fatto? Non l'ho capito. No, Pietro non sta sentendo niente. Ma Martina, non dici nulla, cioè. Male, no, io no. Che la mia domanda. No. Dilla bene, ma non con quel sorrisino, donna santa, seria. Dai, facciamo parlare. Ho chiesto, perché ti fai abusare e obbligare da Simone a fare ciò che dice lui? Ma io non ho, io ho chiesto con grande gentilezza. No, 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 no. Grazie, grazie Rosso, grazie, grazie. Martina, io ho una domanda per te. Ciao, cazzo. Chiedimi. Chiedimi. Perché non ti fai baciare adesso? Perché non sei qui. Ah, ok. Vabbè, sì, è un bel problema, tranquilla. Sì. Risolveremo. No, scusate, ragazzi, però adesso, a parte tutto, io... Nel senso, mi capita spesso di fare queste live, no? Di salotti, così. C'è Ludo che non sta parlando. È lì con la mano così che è praticamente appiccicata. Se fa così si stacca la guancia, quindi... E fa le domande, Ok, qualcuno, facciamo delle domande a Ludo. Rosso, fai una domanda a Ludo, per favore. Oh. Che domanda vuoi? 1, 2, 3? 2. Ciao. Ti piace più il gioco d'azzardo o... Quante ne hai? 16. Magari diciamo una cosa legale, la seconda, vai. Preferisci Gormiti o Lego? Troppo legale. Dai, bomba, pugno. Di dove sei, Ludo? Perugia. Ah, Perugia. Quanto da Milano, Perugia? 5 ore e mezza. Dista tanto. Ma alzate un po' il volume a Ludo, perché la sento bassa. Sono due cose, castelli e belle ragazze, e non vedo mattoni sul tuo corpo, quindi suppongo che sia molto bella. Senti Ludo, ma tu sei fidanzata? Sì. Veramente? Ma allora che cazzo ci fai qua dentro? Non puoi farlo. Pietro, dai, buttala fuori tu, che Simone non può farlo. La gag, Pietro, non la gag. Non la gag, mi spiace. La gag, come si faceva, cosa dovevo fare? Non mi ricordo. Ciao Ludo. Cosa dovevo fare, aiuto? Oddio. No, raga, cosa mi sono dimenticato, cosa devo fare, come funziona? Vabbè, grazie per il Prime, coso. Che fastidio! Ciao. Ok. Dai, fine della gag, basta. Probabilmente. Pietro, posso dirti una cosa? Oh, aspetta un attimo che non vedo. No, mi stai torturando, Marti, stasera. Cosa c'è? Sì, Marti, secondo me è un po' così oggi. No, volevo... Secondo me perché sono anche in live dal mio, capito? E quindi sono un po' più sciolta perché... Un po' più egocentrica. Esatto, sì, secondo me per quello. Vabbè, ci sta, è normale. Anche a me dà fastidio essere messo nel backstage perché sono in live anch'io. Quindi è normale, Martina. Esatto. Io continuo a chiedere se si possa abbassare un po' il microfono della Marti qui.
Ora, ma l'ho già abbassato, già basso, sto parlando piano. Vabbè, no. Niente, quindi... Io non ci sto. Oh, vabbè, sei andato a sinistra al presentatore, io non ci sto. Posso? Ma vai Martina, dici. No, niente, stavo per dire... Cioè, volevo chiedere a Pietro se posso chiudere. Ma io ho staccato la mia live da mezz'ora. Devi chiedere a Timo. Che cazzo è? Comunque Pietro comanda. Cioè, Ludo, io e te siamo... ma io stavo staccando. Abbiamo questa cosa che ci accomuna. Non siamo creator di contenuto. Salve, eh? C'era un piccolo... Che Ludo non ha detto una parola. Ma, Ludo, no, voglio chiederti... posso chied... La frangetta te la sei tagliata tu da sola con le manine oppure con le manine di un uomo parrucchiere bastardo? Con le manine parrucchiere. Sì, ma non, di solito le donne la frangetta se la tagliano da sole. Vero. È una cosa tipo, dai, amo, facciamolo, e la tagliano, capito? Poi viene una merda, però non vabbè, se ne rendono una conto. Una volta sì, però... Beh, dire che non è questo il caso. Cioè. Infatti, ovviamente. Dai, amo, facciamolo. Marti, facciamolo. Ludo ha compiuto... Cosa? Scusami, non ho sentito. Fatti la frangetta adesso, finite le forbici, veloce. Per ne fatti 16 anni. Ma Ludo, però hai i capelli lunghi? Sì. Come sei timida. Veramente sei... Sei un angioletto. Il tuo ragazzo come ti chiama in intimità? Ludo. Oh, ok. Vabbè, ci sta. Ci sta. Poi con i felponi. Oh, bello. Un bel mood. Martina si diverte a smutarsi. Chissà il divertimento dov'è. Sì, posso... Vabbè, ora la faccio a te, Simo. Posso andare? Ma ti stai annoiando tantissimo. Ma va bene Martina, vattene, no, ma cosa ti devo dire? Ma scusa, ma, cioè, ma assurdo, ma va bene, cioè io sono qua ospite. Allora, no, non mi sto annoiando, però devo andare in bagno, sto morendo di caldo. Vai, vai, quindi... vai a cagare, in tutti i cioè, sensi, vai a cagare. Ma scusa, ma a parte che Martina non lo devi chiedere a me, io non c'entro niente, non è la mia la roba. Chi la sta facendo? Il rosso. Il rosso. Sì, vabbè, va bene, va bene. Ma Pietro, noi ci vediamo domani. Sì, noi ci vediamo domani, sia per la videochiamata a colazione, sia per poi, vabbè... Ma Pietro, ma se ti svegli alle 2, dai! Cioè, ma quindi sì, mi richiami domani? Cioè, non sì, ti sei stancato così tanto di me? Ehi, guardami! Ah. Sì, mi richiamo, sì. Ciao, ok, grazie. Ciao Martina, grazie. Ciao. Non so chiudere, ciao, non so chiudere. Vai, spacca tutto, pugno forte. No, là! Bene. Vabbè. No, è rimasta Ludo. Ah, ragazzi, ora però, per favore, almeno adesso cerchiamo di considerare un minimo Ludo. Ludo, mettile, facciamo mettile così. Mettile in mezzo. Cioè, tipo... Dove sono io? No, allora, facciamo così. Una domanda a testa per Ludo, ok? Con ordine. Ah, le inizia tu. Ok. Quanti anni ha il tuo fidanzato? 18. Ok. Ok. Ale, sei a posto con la tua domanda? Per il momento sì. Ludo, sei a posto con la tua risposta? Sì. Bene. Rosso, vai. Cazzo, il tuo ragazzo è alto? Sì. E... Bene, bene. Sta a posto? Io vorrei fare una domanda, poi dopo tocca a Pietro. Vai. Ma e tu ti sei fidanzata tipo col classico ragazzo che tipo spaccia, è drogato, ti promette che stando con te smetterà? No, è normale. Non l'hai mai visto pippare sotto banco? Per adesso no. È un tuo compagno di classe? Scusate le tre domande, però intanto mi appassiono. No. Ok. Pietro. Quella felpa è del tuo ragazzo? No. È tua, possiamo vederla? Perché è tipo stragrande rispetto a te. È tutta bello. Nera. No. Sì. Certo, te ascolti... Ho un'affermazione io, te ascolti Paki. Lo vedo dagli occhi. Cioè, ma te lo dico diretto, Ma va. Ma sì. No. Lei ascolta. Tu ascolti Litfiba. Bello. No? Fortissimo Litfiba. Piero Pelù. Bomba. Davvero? Allora ti dico tre artisti che ascolti 100%. Non posso sbagliarmi. Allora vabbè. Psicologi? No. Che cazzo ascolta? Ariete? Sì, dai, ogni tanto. E Calcutta. Qua, bravo. Bravo, sì, bravo Pietro. Questa sta una bella call.
Bravo. Ti reputi una ragazza indie, cioè non indiana, cioè non l'ho detto. No. No. Ascolta un po' di tutto, però. Te, cioè, posso cantarti una canzone a cappella? Vai. E mi fa impazzire, fa impazzire. I tuoi baci sul collo sono come ferite. Tu mi fai stare male, sì, tu mi fai impazzire. Non si torno qua, mi va tutto storto. A Lulu vorrei morto. Invece ancora ti scrive. Ok, Ludo, chi era l'ultima persona che ti ha scritto che non avresti voluto ti scrivesse? Ciao. Aspetta che ti scrivo un messaggio io, l'hai capita? Oh, 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 l'ha capita, l'ha capita, mi sa che è la prima volta che l'ha capita, è questo il problema. Non ci credo. Facciamo un applauso, sì! Ha capito? Ludo! Brava Ludo, grande. Vabbè, vedete ragazzi, bastava farla sciogliere un attimo, vedete che è entrata nel mood. Cioè ragazzi, bisogna essere attivi e propositivi, bastava farla sbloccare. Ludo, dai, facci un ballo punk. Bello. Dai, ora sei sbloccata, no, vai, balla. Dai, sei sbloccata, racconta. Devi giocare, cioè, queste live qua devono essere, tu devi pensare di essere in una lobby di COD con degli amici, capito? Dai, sì, dici tutto quello che hai fatto, eh? Dai, sì. Tutto. Vai, vai. Ludo, possiamo vedere. Non devi fare brutto, dove? No, dai, oh, non esagerare, Ale, basta. Di profilo. No, vabbè, ma non esagerare, non fate troppe domande, cioè, era giusto. Ma sì, le facciamo, cioè, oh. Adesso ragazzi, siamo tutti alla pari, è una lobby di COD adesso, è una roba, siamo quattro amici. No, allora, dovete capire che lei in questo momento è l'unica ragazza in mezzo a quattro ragazzi, ha 16 anni, noi abbiamo tutti più di lei, e quindi si potrebbe sentire un po' a disagio. Poi c'è il suo ragazzo che la guarda. La mettiamo in mezzo, non solo metaforicamente. No, lasciatela lì, anzi, mettila al posto mio, per favore, che è più tipo in alto, più lontana. Ok, ragazzi, yeah, cioè siamo tutti quattro amici. È arrivato... Cioè, oggi quante foto di tipi avete guardato? Io tipo 50, non lo so almeno. Ludo, hai... Io sono... Vai, Rosso, scusami. La rossa. No, parla te. Parlami soprattutto. Ludo, ce l'hai Be Real? Sì. Ti piace? Cos'è che ti piace di questo social? Ma in realtà mi piace manco tanto. Cioè... carino. Mm. Allora, secondo me Be Real è tipo gli amici stretti di Instagram, cioè vanno aggiunte solo gli amici stretti. Sì, tipo quelle. Domanda, voi le tipiche li fate in discoteca? No, quando iniziano a comunicare via risatine è la fine, eh. Fermiamoli. Oh, dai, fai pure Rosso. Simo, una domanda. Posso chiamarti Simo? Dici che è un po' troppo forse per il momento. Facciamo Green, dai, eh. Green. Tu parli tanto della mia camicia, ma quel cazzo di cappello quando lo togli? Questo? Sì. Ah, quando vado a dormire. Tu almeno quando vai a dormire la togli la camicia? Ma è un segreto. Ah. Cioè, tipo, il mio no. Di Pulcinella. Il mio non è un segreto. Se vuoi quando ci vediamo a LOL ti abbraccio. Fortissimo. Se hai quella camicia, sì, lo so. Se dalla pista riesci a vederlo nel privé, sì. No, se... se hai quella camicia, non lo so, appena pulito casa, vorrei che anche il soggetto che c'è a casa poi sia pulito. Abbracciandoti non so se io posso tornare a casa pulito a sto punto. No, però mi lavo, eh. Cioè la camicia non la lavo, però mi lavo, cioè. Ho capito, però io non è che abbraccio, cioè io nel momento in cui ti abbraccio non è che entro all'interno del tessuto e ti tocco il petto, non so se come dirlo. No, però se volete possiamo fare una cosa per ovviare a questo problema. Ogni volta che ci incontriamo possiamo tutti toglierci la maglietta, la camicia e salutarci a petto nudo. Bello, i capezzoli che si può dire. No, scusate. Scusaci Ludo, il tuo ragazzo ha il fisico più bello di tutti noi messi insieme, eh. Diglielo, scriviglielo pure, è il più bello di tutti, anche per noi, diglielo pure. Comunque ragazzi, io vi saluto, che devo andare a fare il Reddit, però è stato veramente un piacere stare qua con voi.
Sì, dillo con me. Beh, oddio. Sì, senza, dai. Ironico. Cioè... Vabbè, va bene, dai. No, è stato un piacere. Hai dato a tutti la stessa sensazione. Infatti, tu dai, va bene, dai. Ciao. Va bene, ragazzi. È stata una merda. Dai, una vera merdaccia. Bomba, vado. Bomba. Vado a tagliarmi. Dai, dai. Bella, raga. Ciao, ciao, ciao. Raga, ci vediamo. Ciao, ragazzi. Ciao, ciao. Oh, Rosso, ciao, ciao. Ti porto all'hold, eh. Bomba. Spacchi. Ciao, ragazzi. Shiva, Shiva. No. Niente, Pietro è stato il più. Oh, eccoci qua, eccoci qua. Ah, simpatico, simpatico il Rosso, simpatico il Rosso. Mi è spiaciuto un po' per Ludo, secondo me io cercavo di tirarla in mezzo in maniera positiva. Secondo me non puoi esagerato con Ludo, secondo me. Perché comunque era molto 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 timida, quindi secondo me bisognava un pochino tirarla un po' più in mezzo nei discorsi senza esagerare. È tutto un paradosso, sono solo un pazzo. Questo amore so che sparirà. Ora non muovo ma nemmeno stacco, canto solo e faccio na na na, ma non posso fare poi le cose, sì quelle che dici, ma come possiamo fare?